La nuova puntata del programma Cilento da Scoprire fa tappa ad Ortodonico, frazione del comune di Montecorice, per portarvi alla scoperta di una tradizione religiosa dedicata alla Madonna delle Grazie. Insieme al Comitato Festa vi racconteremo di questa bellissima manifestazione. E siamo con Rinaldo Maffia, membro del Comitato Festa della Madonna delle Grazie e portatore da più di 30 anni della statua appunto della Madonna delle Grazie. Oggi 2 luglio si celebra questa festa molto bella, una festa religiosa molto sentita dopo l'intronizzazione avvenuta lo scorso 23 giugno. Allora Rinaldo, cerchiamo di raccontare ai telespettatori di InfoCilento anche un po' la storia che caratterizza questa tradizione che si porta avanti da tanto tempo. Da tanto tempo, sì. È una storia particolare perché, a parte la devozione degli abitanti di Ortodonico verso questa Madonna, ma la leggenda dice che questa statua doveva andare alle Calabrie e un forte maltempo si è fermato nel porto del Figo di Agnone, perché il comune era ortodonico e la nostra marina era la marina di Agnone. Tantissime persone dei paesi vicinori si sono avvicinate finché questa statua potesse restare qui nel Cilento, ma era pesantissima. Andarono 4 portatori di Ortodonico e riuscirono a portarla qui a Ortodonico. L'altra caratteristica dove è ubicata la chiesetta è che questa chiesa è, come notate, fuori dal paese. Doveva essere realizzata all'interno del paese, però la leggenda dice che queste pietre di notte si spostavano e che qui un pastore trovò il quadro di questa Madonna e fu, dopo una settimana, deciso di realizzare qui questa festa. Oggi viene venerata e festeggiata qui a Ortodonico, ma questa fede è sentita nei vari paesi vicinori, per Di Fulmus, Peramezzana, San Mauro. La caratteristica di questo attaccamento a questa Madonna delle Grazie e che è dispensatrice di grazie, tant'è vero che c'è una raccolta di oro, la maggior parte di madri che portano quest'oro verso la Madonna a far sì che ognuno di loro ha ricevuto qualche grazia. C'è una profonda fede, una tradizione, però è sentita e grazie anche a voi di InfoCilento che quest'anno da Milano, dalla Sicilia e da tutta Italia hanno potuto vedere l'intronizzazione che è avvenuta il 23 di giugno e siccome sono molto legati, moltissimi anziani ringraziano di vero cuore per questa opera che abbiamo fatto, un'opera che sembra assurda, però rivivere la loro gioventù, i luoghi nativi, i tantissimi ragazzi che sono venuti qui, oggi vediamo tantissimi portatori, motivo di orgoglio. Ecco, si legge nei tuoi occhi la forte emozione, sì. Questa è una cosa bellissima perché ancora oggi, a distanza di tanti anni, tu sei un cittadino di Ortodonico, quindi sei originario e puoi raccontarci, ecco, anche l'emozione che vivevi da bambino quando questa festa, insomma, si realizzava anche anticamente. Sì, io sono più di 30-35 anni, faccio il portatore. Mio zio, che è stato in Argentina, aveva un negozio a Pompei, la statuetta che viene sorteggiata viene offerta dalla famiglia Giordano. Lui non c'è più, i figli ancora quest'anno hanno portato questa statuetta, perciò è un legame profondo verso questa Madonna, verso l'attaccamento al paese. Ecco Rinaldo, prima mi raccontavi che il prossimo anno siete in procinto di realizzare una manifestazione diversa, una manifestazione religiosa sempre dedicata alla Madonna delle Grazie, ma da dove è stata appunto ritrovata? Vogliamo, insieme al nostro giovanissimo parroco, vogliamo far rivivere la leggenda, cioè questa statua è venuta dal mare, si è fermata ad Agnone, i 4 portatori lavori di Ortodonico le hanno portate qui, perciò questa è l'apripista di una grossa festa che si svolgerà l'anno prossimo, e partiremo dal porto di San Nicola, faremo tappa ad Agnone e poi a piedi sarà portata qui a Ortodonico insieme a tutti i fedeli, perché qui c'è una tradizione, questa sera tantissimi fedeli, c'è il bacio del piede della Madonna che sembra sia miracoloso. Rinaldo, ci sono anche tantissimi giovani che fanno parte del comitato festa, che sono vicini appunto a questa festa religiosa della Madonna delle Grazie. Ecco, anche questo è sinonimo, insomma, di aggregazione e di amore verso le tradizioni del tempo. Sì, le tradizioni possono aiutare soprattutto lo spopolamento dei paesi, perché il Cilento interno si sta spopolando. Questa fede, questa tradizione è il simbolo che anche dalle piccole cose, anche dalle piccole realtà si può far rivivere questi paesini in questi giorni, e farli rivivere, io dico, tutto l'anno. Come dicevi tu, è bello vedere tutti questi portatori, questi giovani che ritornano per affrontare queste fatiche, perché la statua viene portata in viuzze, discese, salite, però queste fatiche allietate dalla grande fede che questi giovani hanno verso la Madonna. Siamo con Celeste Lembo, cittadina di Montecorice, ci troviamo ad Ortodonico, frazione di questo bellissimo comune cilentano che si affaccia anche sul mare, in occasione della festa della Madonna delle Grazie. Lei è giovanissima, ha 20 anni, ma ha dei ricordi della sua infanzia insieme a suo nonno. Raccontiamolo anche ai telespettatori, facciamogli vivere questa emozione, visto che, insomma, ha un sapore diverso raccontato da una giovane ragazza. Sì, allora questa è una tradizione ormai che è nel mio cuore da anni, sempre grazie a mio nonno, perché faceva parte del comitato festa, come io lo sono stata 2 anni fa, solo che vabbè, quest'anno per impegni universitari non ci sono riuscita, e lui mi diceva sempre, mi raccontava sempre di questa tradizione, mi raccontava che questa tradizione, diciamo, nel cuore comunque suscita tanta emozione, ed è vero. Sono stata fortunata perché, diciamo, io ho anche la voglia e il trasporto di farlo, sempre grazie a lui, E nulla, io mi rendo utile da ormai ho 20 anni, da più di 10 anni, già da 10 anni iniziavo a muovere i primi passi con questa tradizione. Diciamo che poi grazie anche al comitato festa attuale, quello precedente, mi hanno dato tanta fiducia, diciamo, anche per gli allestimenti, quindi sono contenta di farne parte, se lo farò, diciamo, per sempre, spero. Infatti tu ti occupi soprattutto degli allestimenti di questa bellissima festa, ma sei parte integrante, insomma, sì, di tutta la squadra, quindi complimenti a te e complimenti anche a tanti altri ragazzi che si rendono partecipi per portare avanti queste tradizioni che un po', io lo dico spesso, stanno scomparendo, ma in queste realtà del nostro Cilento, ecco, sono vive proprio perché la fede e la devozione verso le manifestazioni religiose è forte, quindi grazie a Celeste Lembo. Piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Anthony De Concilio, pensate, lui ha soltanto 15 anni ed è già un portatore della statua della Madonna delle Grazie. Qual è la tua emozione ogni anno, Anthony? L'emozione che si prova è un'emozione fortissima, perché la festa della Madonna delle Grazie a noi di Ortodonico è al cuore, è la nostra patrona e ci proteggerà ovunque, perché è la nostra Madre Celeste. È una storia dietro che è bellissima, con una Madonna venuta dal mare, che doveva andare alle Calabrie, però il mare non l'ha permesso. E Dio ha voluto, la Madonna ha voluto che doveva venire qui ad Ortodonico. All'inizio avevano deciso anche di fare la chiesa in piazza Moresano, però quando i lavoratori mettevano le pietre, il giorno dopo le trovavano sempre qui, fuori all'abitato dove ora si trova la chiesa della Madonna delle Grazie. E allora decisero di mettere la guardia la notte, però queste guardie si addormentarono e una signora, una vecchietta, che di buon mattino andò a prendere l'acqua alla fontana, vide una figura della Madonna delle Grazie che con un bastone trascinava le pietre qui dove ora è situata la chiesa della Madonna delle Grazie. E mentre costruivano la chiesa, un pastore che pascolava il suo gregge trovò sotto, dove è situata la nicchia, un dipinto della Madonna delle Grazie con il bambino sul braccio sinistro. Però la nostra è un poco più diversa dalla loro, perché ce l'ha sul braccio destro. E un'emozione bellissima. Ovviamente voi vi preparate dal 23 di giugno che c'è l'intronizzazione, quindi già poi gli allestimenti, quindi insieme a Celeste e a tanti altri ragazzi di Ortodonico, per arrivare al 2 di luglio, quando c'è appunto la festa vera e propria con la processione e la Santa Messa per pregare questa bellissima Vergine. Sì, il lavoro che c'è è immenso, ci mettiamo dal 23 fino al 2, notte e giorno, a fare gli allestimenti per essere la festa sempre in maniera perfetta, e diciamo che ci riusciamo quasi ogni anno. Non dico sempre, però alcune volte ci saranno alcune imperfezioni, ma la festa alla fine, quando già che la Madonna esce in processione, è già uscita in maniera perfetta. Ecco Anthony, mi piacerebbe che tu lasciassi un messaggio a coloro che seguiranno questo programma Cilento da Scoprire. Sono sicura che lo seguiranno anche in altre città d'Italia e non solo, anche oltre i confini italiano, perché ci sono tanti immigrati, insomma, che vivono anche all'estero e sentono davvero tanto questa tradizione. Ecco, un tuo messaggio anche ai coetanei che magari ti seguiranno. Il messaggio che lascio è che soprattutto noi ragazzi bisogna avere questa tradizione fin da piccola, bisogna portarsela avanti sempre, perché alla fine l'emozione che si prova è forte, e invito a tutti quanti ad avere un po' di fede in più e credere nella Vergine delle Grazie. Dedicata ad Ortodonico e alla Madonna delle Grazie. Noi vi diamo appuntamento ad una nuova puntata del programma Cilento da Scoprire.